Buonasera a tutti, bentrovati con l'appuntamento su l'anteprima sport su Canale 66 e per la consueta panoramica di presentazione del weekend sportivo, partendo ovviamente come sempre dal campionato di promozione dove la nostra squadra delle Aquile Calatine che ci rappresenta nel massimo campionato attualmente qui a Caltagirone. La panoramica praticamente è nella presentazione del weekend dove la squadra di Mister Boncompagni domenica pomeriggio affronterà alle ore 14.30 Alpino Buongiorno, la vice capolista Santa Croce. È un impegno ovviamente difficile per la squadra biancorossa che reduce dalle due trasferte consecutive a Ragusa e quella di Aci Sant'Antonio, dove la squadra biancorossa ha racimolato un punto in virtù della sconfitta di 1-0 a Ragusa, e domenica ad Aci Sant'Antonio la squadra biancorossa era sotto di una rete, ma negli ultimi minuti ha trovato la via del pareggio con un'autorete del difensore della squadra biancoazzurra dell'Aci Sant'Antonio. È un grande ovviamente come sempre Nicola Polessi che ha contribuito notevolmente al pareggio e al punto acquisito al comunale di Aci Sant'Antonio. Da sottolineare che in queste ultime ore la società delle Aquile Calatine ha fatto pervenire un comunicato stampa agli sportivi di Caltagirone per la famosa problematica dell'accesso alla tifoseria. Purtroppo anche domenica pomeriggio la partita con il Santa Croce Alpino Buongiorno sarà disputata a porte chiuse, perché purtroppo ancora manca un'autorizzazione che deve pervenire in questo caso dalla Curia Vescovile. Infatti io riassumo per non leggere integralmente il comunicato che ci ha fatto pervenire l'ufficio stampa delle Aquile Calatine, che praticamente è tutto pronto, anche il comune e l'ufficio tecnico hanno elaborato la procedura, ma si aspetta solamente il consenso della Curia Vescovile e quindi non dipende più, e questo è giusto chiarirlo, dalla società delle Aquile Calatine per l'accesso al pubblico. Si spera che per la partita di mercoledì 16 novembre della Coppa Italia di promozione con il Ragusa, che l'andata sarà disputata a Caltagirone, si possa accedere al pubblico, o eventualmente poi nell'ultima partita di novembre che la squadra biancorossa potrà riavere la tifoseria. Sulla panoramica del campionato di promozione abbiamo qui il gradito ospite di questa settimana, Alfredo Nicolosi, Mister Nicolosi, che momentaneamente è, come si suol dire Alfredo, alla finestra. Cioè, praticamente, ricordiamo lo scorso anno in promozione a Comiso e quindi oggi pomeriggio è con noi per ci dà il suo prezioso contributo, essendo un addetto ai lavori, sul cambio di promozione. Alfredo, un tuo parere su questo cambio di promozione, appena diciamo siamo all'ottava giornata di andata? Ma diciamo che intanto buonasera a tutti. È un campionato come sempre difficile, quello di promozione, dove ci sono squadre importanti come il Città di Ragusa, l'Atletico Catania, il Caltagirone stesso e altre, dove ogni domenica è una battaglia. Diciamo che la squadra del Caltagirone è una squadra praticamente nuova, quindi bisogna dare tempo al mister Boncompagni e a tutto l'entourage magari di trovare l'amalgama, come si dice, per poter fare bene. Io sono sicuro che farà un buon campionato. Ecco, si parla in questo cambio di promozione sempre del Ragusa, ovviamente una piazza importante come il Ragusa ovviamente non può che recitare il ruolo di primo piano. Infatti attualmente la squadra Iblea è in testa alla classifica del cambio di promozione, ha staccato già i due punti le inseguitrici che sono Atletico Catania e Santa Croce, quindi tutti gli addetti ai lavori danno come favorita la squadra Iblea, che ripeto con il Caltagirone, con la nostra squadra, ha disputato un grande primo tempo, seppur le bellissime parate di Nicola Polessi, ma l'ha ripresa, però la nostra squadra meritava addirittura di raggiungere il pareggio. La incontreremo mercoledì addirittura in Coppa Italia all'andata qui a Caltagirone. Secondo te è veramente la squadra che potrà avere la possibilità di salire direttamente in eccellenza, oppure secondo te l'Atletico Catania e il Santa Croce possono insediare il cammino del Ragusa? Ma dipenderà da tanti fattori. Cioè, sulla carta chiaramente il Ragusa ha giocatori di altre categorie. Però in questo momento c'è il Santa Croce che sta andando benissimo,
non sarà facile, però alla lunga credo che ce la farà proprio Città di Ragusa. Sì, grazie Alfredo. E per quanto riguarda invece il Vittoria, qualche parolina, secondo il Vittoria molti addetti ai lavori dicono che può inserirsi nei playoff, oppure la vedi magari distaccata? No, allora il Vittoria intanto ha un blasone importante, però dobbiamo ricordare che è una matricola, per cui magari credendoci con l'apporto anche del pubblico, che è un pubblico importante, io ritengo che se la possa giocare, anche se ritengo anche che il Licò di Eubea secondo me sta facendo un ottimo campionato, cioè con una società sana, un allenatore bravo, e io direi lo potrei anche inserire. E per concludere sul discorso promozione, sulla nostra squadra, solo una salvezza tranquilla, oppure la squadra di Boncompagni può ambire, secondo te, visto i nomi, alla partecipazione dei playoff? Ma si parla come Vittoria, Caltagirone è una piazza importante, i nomi sono importanti, vedi Polessi, vedi Nicotra, vedi Nigro, sono gente che ha giocato veramente a calcio, la società è sana, sta ripartendo diciamo da zero e io ritengo che se la può giocare. Bene, e, ovviamente citavo prima la problematica delle strutture a Caltagirone, ecco dico il paradosso, dico, abbiamo un rettangolo di gioco che è il campo di Pino Buongiorno, che veramente senza togliere niente agli altri, è un rettangolo di gioco meraviglioso, ultima generazione, quindi diciamo, peccato veramente che siamo quasi al giro dell'andata, già a buon punto, e la tifosia non può, se non dalla famosa montagnetta come si suol dire, assistere alle gare della squadra biancorossa. Manca questa cosa, questa piccola autorizzazione, che praticamente anche per far chiarezza dipende dalla curia, perché c'è un'uscita che dove è situato il Pino Buongiorno, per chi non lo conosce c'è una parrocchia, quindi questa uscita di sicurezza che verrà collocata lì ha bisogno di questa autorizzazione della curia. E ci troviamo per esempio qui nelle zone del palazzetto dello sport, quindi questo per far capire che Canale 66 tiene molto non solo allo sport in sé per sé, ma anche alle strutture, teniamo molto alle strutture della nostra città, ed è un peccato vedere anche questo palazzetto dove noi ci troviamo all'esterno, dove giocava la famosa e gloriosa Libertas Caltagirone di pallavolo, che militava addirittura nel cambio di Serie A1, purtroppo inagibile come tante altre strutture sportive, è veramente un peccato. Alfredo, tu che sei di Biancavilla, ma ormai vivi qui a Caltagirone, quindi un pensiero su queste strutture? È un peccato, perché le strutture ci sono, numericamente ce ne sono tante, per ultimo hanno fatto quella tensa struttura, che però mi dicono che sarà difficile, c'è anche il palazzetto, cioè, voglio dire, è un peccato, perché Caltagirone veramente merita altre situazioni. Purtroppo in questo momento per tanti motivi siamo ridotti un po' male, io mi auguro con tutto il cuore che questi problemi si possano risolvere, soprattutto per quanto mi riguarda quello del campo, perché è un peccato vedere la propria squadra, la squadra della propria città, senza poter fare il tifo come si deve. Certo, poi c'è anche, dimenticavo, il famoso Gislau Greco, dove tu hai giocato per diversi anni anche nel Caltagirone in interregionale, in eccellenza, quindi anche lì è rimasto come sempre, anzi è peggiorato, e addirittura si gioca anche lì a porte chiuse, quindi anche la Gislau Greco, purtroppo, che ne pensi? Purtroppo sì, si trova in uno stato veramente di abbandono totale. Io tutte le volte che passo dallo stadio veramente mi viene il magone, perché penso a tutte le belle partite, tutto il pubblico che c'era, l'entusiasmo che si creava già dalla domenica mattina, e vederlo così spoglio veramente ci rimango male. Sì, infatti concordo assolutamente, ovviamente noi che siamo di Caltagirone è un peccato per le nostre strutture, speriamo che veramente sia il palazzetto dove ci troviamo noi in questo momento, che è il Pino Buongiorno, che è questione di qualche settimana, purtroppo la partita di domenica si giocherà a porte chiuse, di riavere il pubblico e poi un domani sistemare, speriamo, il campo principale, che per noi calatini il campo principale ovviamente di punta è la Gislau Greco, e che quindi si possa ritornare ai fasti di un tempo. Per quanto riguarda il campionato, per concludere sulla nostra squadra, quindi ripeto, domenica l'appuntamento per chi vuole assistere dall'esterno, chiamiamo così, quindi, e poi mercoledì la Coppa Italia, in attesa che si risolva quel problema del campo sportivo. E scendendo di categoria, ne approfitto anche con Alfredo per fare un saluto agli amici di Militello, che praticamente ci rappresenta, è l'unica squadra che ci rappresenta in prima categoria, l'Atletico Militello, quindi salutiamo lo staff giallorosso e in primis il dottor Gambera, Lucio Gambera, che è il tuttofare a Militello, quindi grazie a Lucio Gambera ancora, e mi permetto di sottolineare
sottolineare ancora, continua il calcio a Militello, e vorrei fare un appello all'amministrazione comunale di Militello di avvicinarsi ancora di più alla squadra locale, perché ovviamente il dottor Gambera non può essere sempre lui a Militello a sobbarcarsi sempre l'onere di questo, dello sport. Ricordiamo che Lucio Gambera lo scorso campionato ha portato più di 700, quasi 1000 spettatori al comunale di Militello nella finale playoff con il Megara, quindi credo che venga aiutato. Domenica i ragazzi del mister Etteneo hanno vinto 1-0 contro una squadra di Catania, mi diceva il presidente, e speriamo che possa risalire la china il Militello per arrivare ai playoff, per tentare il salto in promozione. Secondo te la realtà di Militello è una bella realtà? Sì, è una bella realtà. L'anno scorso c'era entusiasmo, visti i risultati. È una squadra, come si suol dire, di categoria, dove, come hai detto tu, il dottore Gambera si impegna in prima persona, credo, da tanti anni. E tutti gli anni hanno problemi, però grazie sempre a questo, al dottor Gambera, riescono a concludere brillantemente i campionati. Sì, noi siamo molto vicini, quindi facciamo un in bocca al lupo alla squadra di Militello, che seguiremo, perché è giusto parlarne di questa realtà che ci rappresenta in prima categoria nel Calatino. E poi abbiamo il calcio femminile quest'anno con Toto Ausilio, facciamo sempre un in bocca al lupo alle ragazze che possono cercare di lottare per la salvezza e quindi mantenere il campionato di C1 femminile. E praticamente con Alfredo una battutina ora tua personale, dico, sei alla finestra, ci accingiamo fra poco a dicembre, tu lo sai meglio di noi, sei un addetto ai lavori, ci saranno le riaperture liste, quindi eventuali panchine che ahimè possono anche saltare, questo fa parte del calcio e della vita. Dico, ci sono state alcune richieste, stai aspettando, stai valutando un po' la situazione, perché giustamente meriti di tornare, anche se qualcuno dice sempre nella provincia di Ragusa, vediamo Nicolosi sempre. Ti ringrazio, no, al momento no, anche perché in questo periodo bisogna magari attenzionare le società, i programmi che vogliono fare. Sinceramente, dopo qualche disavventura, vorrei proprio, qualora dovessi trovare qualcosa, vorrei trovare appunto qualcosa di carino, da poter stare tranquilli sia io come allenatore, come i calciatori e la società stessa. Quindi avere magari una squadra con programmi seri, perché diciamo sì, perché non è che le altre squadre non sono state, però dico, dei programmi ben precisi per cercare magari anche da un cambio di promozione ambizioso ovviamente, ma non è per forza di essere la provincia di Ragusa, Alfredo, no? No, beh, ovunque, visto che tra virgolette abbiamo questa grande passione, ci possiamo anche spostare, non è un problema. Ripeto, l'importante è trovare una realtà giusta dove tutti si collabori e non il contrario. Ecco, noi ringraziamo Alfredo Nicolosi, speriamo di riaverti sicuramente nelle prossime occasioni, così ci darai non solo sempre il tuo valido contributo, ma magari, chi lo sa, di vederti poi in qualche panchina importante, perché lo meriti, come allenatore hai fatto sempre bene, ricordiamo l'Usasport Caltagirone, in altre piazze hai vinto pure i campionati, quindi grande giocatore con molti tecnici qualificati, quindi un in bocca al lupo al bravissimo Alfredo Nicolosi. Noi praticamente ci risentiremo la prossima settimana per vedere il post dopo partita, anzi, di Aquile Calatini e Santa Croce, e il prossimo weekend. È una buona serata a tutti, grazie, a risentirci. Grazie.